c'è un uomo in Italia che è contento del fatto che forse, perché non è ancora sicuro, forse tutti i negozi che sono nati negli ultimi mesi, che danno lavoro, che contribuiscono alla crescita di questo paese, nuove attività economiche, è contento che magari saranno bloccate. Quest'uomo, sto parlando della cannabis light, ovviamente chiamata light, o comunque una cannabis dove c'è una, no, una percentuale consentita di THC, quello che è la sostanza, insomma, che fa le canne, insomma, quella che, no, che origina le canne. Mario Adinolfi, buonasera. Buonasera, buonasera ragazzi. Dico, ragazzi, ma perché... Intanto, come va la gravidanza della tua gentile signora? E tanti auguri per questa nuova bimba. Ecco, bimba. È bimba, cresce. Quindi avrai tre donne in casa. Femmina, esatto. Sei condannato alle femmine ormai. Tre donne. Ecco, sì. Sei condannato. Quindi tanti auguri intanto. Perché a ottobre ancora, che vuol dire? Siamo giù, non c'eravamo sentiti da quando. Quindi gli ho fatto gli auguri. Comunque, femmina sicuro, femmina. Hai messi. Perché? Scusa, perché? Ammetterai che dopo due femmine preferivo il maschio. Sì, quello è naturale. Quello devo dire che con tutte le cose che dici, questa è la più normale. Questa può andare. Questa te la posso passare. Non vuoi la selezione genetica, insomma, no? Non sei come... No, non abbiamo fatto la miocente, noi non pensiamo in alcun modo all'aborto, verrà quello che il Signore vuole mandarci. Beh, quello mi pare normale. In guanti bianchi. Come ha detto il Papa. Sì, però il Papa ha detto che non si può selezionare. Adesso andiamo sulla marijuana, però il Papa ha detto nazisti e guanti bianchi perché non si può scegliere di abortire quando ci sono, no, delle complicazioni o il figlio nasce. Un discorso così meraviglioso in cui ha detto la famiglia è solo quella fra uomo e donna. Vabbè, sì. Un pochino di cose che avete sentito dire da me per un po' di tempo, avete detto che era una roba che non si poteva più sentire. Ma il Papa l'ha sempre detto queste cose. Cruciani mi certifica che... No, ma il Papa poi ha detto sopra, il Papa non è... Sì, però, le famiglie che rinunciano ad avere un figlio, perché questo figlio qua viene... Rinunciano a un certo punto ad avere un figlio... Certo, abortiscono perché magari il figlio nasce estremamente malato oppure con dei difetti che, insomma, uno poi deve sopportare tra virgolette tutta la vita. Io le capisco queste famiglie qui e sono favorevolissimo al fatto che possano abortire. Papa prova a darti il punto di vista del bambino. Ma non sono nazisti questi qua. E ti dice vedete più dei nani per strada, hai letto il discorso come lo dice, non li vedete più. Ma meno male perché non nascono, perché lì sono i nazisti in quanti bianchi. Ma capito, i genitori che rinunciano a un bambino è malato sono dei nazisti secondo te? Io penso che un medico che produca la morte di un bambino perché difforme dalla normalità sia un nazista. Nazista, penso che sia qualcosa di terribile i nazisti volevano creare una razza superiore, era lei genetica. Qui non c'è nessuna, qui c'è magari la smettiti, ma il Papa un attimo, io voglio parlare con Adinolfi, no, col Papa. I nani non li vedete più. Però scusami, mettiti nei panni. Mamma. Tuo figlio nasce nano, no, tu ma non è quello. Mettiti nei panni anche di quei genitori che magari non vogliono mettere al mondo una persona che potenzialmente potrebbe soffrire. Noi dottori, tu non hai detto, i dottori lo dice così. Posso dire che potete immaginare che non viva questa come un'eventuale sofferenza, evidentemente, ma il diritto di vita e di morte su quel bambino, chi te lo assegna? La pancia della madre, punto e basta. Secondo il Papa è una selezione di natura eugenetica a cui non hai diritto se non accedendo a una forma eugenetica, limitare la sofferenza e il dolore. È l'opinione dei cattolici nel mondo. No, la tua opinione qual è? Che è eugenetica? È anche la mia opinione. È eugenetica, cioè se uno rinuncia a un bambino malformato... Ho vinto il premio, come si chiama, peggiore frase dell'anno dell'Espresso per aver detto questi concetti e aver fatto il paragone col nazismo, quindi l'anno prossimo lo assegneranno a Papa Francesco. Tu pensi che i genitori... Io la penso esattamente come Papa Francesco, identicamente, non penso che il problema sia genitoriale, penso che sia normativo. Cioè, secondo te non si possa, ma non è il medico, non è che ha il potere, quello è il potere dei genitori, non c'è che deriva dalla norma. No, ma del fatto che i genitori decidono. In Italia 8 medici su 10 hanno la coscienza di non praticare interruzioni di gravidanza. No, questi 8 andrebbero denunciati, secondo me, questi 8. La discussione tra noi è che non andiamo d'accordo.
Abbiamo no, ma perché 8 su 10 violano la legge, secondo me, violano la legge. Non è un'opinione idolata di quel basso estremista di Adinolfi, ma è forse un'opinione consolidata. I medici, di una dottrina, i medici importante che si chiama dottrina della Chiesa. Pazienza, siccome noi però siamo uno Stato che non si identifica con la Chiesa, per fortuna, invece tu vorresti... Infatti hai la legge, infatti hai la legge. E purtroppo la legge consente a 8 medici su 10 in Italia di non praticare, di non praticare l'aborto. Se mandi il popolo e la famiglia al governo, ti assicuro che non si praticherà. Quindi il popolo della famiglia toglie diritti anziché darli, perché in realtà... Andiamo sulla diritto alla vita quel bambino che viene adottato. Andiamo, non è vita quella, andiamo a una cosa. Non è vita, per me non è vita. Questa la devi far ascoltare un po' di persone che sono meno male. Ho capito, per me è una vita, no, non è vita. Per me fai un errore gravissimo nel pensare. Secondo me è una vita. Che la vita abbia dignità solo nella... No, non ho detto questo, ho detto che non è una vita come la mia e come la tua, non è come la mia e non è come la tua. È uscita male, adesso te ne recuperando, ma va bene. Ma come è uscita male? Ho detto che non è una vita... Non è vita quella, ma no, certo che è vita, a parte che non parlo dei nani, sto parlando di persone con gravissime malformazioni. Guarda che sopprimono gli albini ormai, perché sono simili alla trisomia 21, 9 volte su 10, una sindrome di Down viene abortita 9 volte su 10, è vita o no quella di un bambino affetto da sintomi di Down? Certo che è vita, ma certamente sì. Ma magari c'è anche il problema di porsi che sofferenza è per il bambino stesso. Magari quello, l'unico tema che tu non ti poni, non c'è selezione eugenetica, non c'è nessuna selezione eugenetica. C'è ai 9 su 10 che vengono uccisi, però, ragazzi, oppure pensate a quel bambino che vedete e che ovviamente salutate con simpatia e pensate che poteva essere soppresso, e se non è invece vita meravigliosa quella. Sì, di ma io penso che ci nato. Sia anche il diritto dei genitori invece di non farlo nascere, pensa un po', se, perché quei genitori magari hanno difficoltà economiche, vogliono vivere una vita diversa e in quel momento lì hanno tutto il diritto di, tra virgolette, sopprimere quella persona. Ma che selezione? Ma quale selezione? 9 su 10 nel caso per esempio della sindrome di Down, quando diventa 9 su 10 è selezione di stampo eugenetico. Un albino non ha nessun danno. Gli albini nessuno li sopprime, gli albini. Come dai, no? Vedi quanti ne nascono. Ma che c'è? Poi fanno una telefonata, professor Luca Fiorito, un professore albino dell'Università di Palermo, che ha i dati da darti. I genitori hanno la possibilità di sopprimere gli albini. Di sopprimere gli albini. Certo, perché purtroppo è assimilata alla trisomia 21. Vabbè, senti una cosa, voglio capire una cosa. Perché pensi che sia una cosa giusta quella di chiudere questi negozi della cannabis? Ne abbiamo già parlato una volta, ma mi sembra una follia, scusa. Tanto mi meraviglio che il ministro Giulia Grillo non abbia immediatamente emesso l'ordinanza di chiusura, con un parere così evidente del CSS penso che non si possa che andare a una chiusura immediata tu vuoi far chiudere centinaia di negozi domani mattina chiudiamo attività economiche in Italia. Ma cosa penso pazzesca, che Giulia Grillo debba emettere un'ordinanza, perché il CSS è stato chiarissimo: non si possono immettere in commercio sostanze il cui consumo non è in alcun modo certificato negli effetti. Ma che certificato? Per esempio, donne incinte, per esempio, guarda un po', per le donne incinte, per esempio, il Canada ha appena legalizzato la droga, il Canada, ragazzi, due paesi, Canada e Uruguay, che l'hanno fatto e 206 che non l'hanno fatto, e io devo dare ragione per forza. Comunque non mi pare che siano aumentati i drogati. Ma come si fa? Certo non mi pare che siano aumentati i drogati. Sì, però ragazzi, Mario, c'è anche una cosa molto semplice, l'assurdità del fatto che fanno aprire dei negozi e dopodiché a un certo punto si sveglia, non so quale ora, organo, il Consiglio Superiore di Sanità, che consiglia sì, potrebbero essere pericolosi. Ma raga, ma no, di cosa stiamo... potrebbero essere pericolosi, ragazzi, le sostanze assunte in quella maniera hanno delle conseguenze di natura psicotropa che noi non sappiamo, ragazzi, a quale livello, se passo no, alto... ho capito, ma i ragazzi se vanno a fare le canne sotto casa, vanno dallo spacciatore, ma di che stiamo parlando? Questo implica che lo Stato debba diventare spacciatore. Ma lo Stato non è spacciatore in questo caso, tra l'altro. Non debba diventarlo, questo è l'elemento... Ma tu pensi che te la sei mai fatto una canna in vita tua o no? No, non mi sono mai fatto una canna, non sento esigenza, ho visto molte persone storcite dalla canna, ho provato... un comportamento senza senso fin da quando ero ragazzino. Ma è stato proprio folle che uno potesse passare il tempo a stordirsi in quella maniera. Leggo i dati che dicono che un ragazzo su 3 a 15 anni consuma quella roba, mi viene da pensare che siamo impazziti.
e non mettiamo un argine a questo. Ma l'argine non è la proibizione, perché comunque le canne se le vanno a cercare lo stesso se tu proibisci una cosa di questo tipo. È meglio dire che non è bene. Cioè, fatto, i negozi, che male fanno i negozi secondo te? Portano la droga pesante? Cioè, questi negozi qui sono una specie di primo approdo per poi passare all'eroina? Intanto, oggi avrei letto Garattini, che come sempre gli dice, Silvio Garattini. Ma non è il grande professore. Farmacologico, che è una persona, è uno scienziato riconosciuto in tutto il mondo, perché la distinzione tra leggero e pesante non esiste. Esistono le sostanze psicotrope, punto e basta. Ragazzi, questa ma è la questi negozi di cui tu vuoi la chiusura, a danno di tante persone che li hanno aperti, ha detto che vanno chiusi, perché se tu dici quello che c'è scritto nella relazione CSS, il mito dovrebbe semplicemente prendere atto e mettere l'ordinanza. Ma questa è la tua opinione, vedremo quello che succederà. È gravissimo che Grillo, e fatemi dire anche il ministro degli interni, non ponga in un'immediata... Cioè tu vuoi la chiusura che questi qua vanno in mezzo alla strada, sti negozianti. Ragazzi, ma se il negoziante dice quel materiale può far male alla gente in qualsiasi paese del mondo, quel materiale viene ritirato dal commercio. Ma che fanno questi qua? Questi che hanno aperto i negozi, che fanno? A che serve il Consiglio Superiore di Sanità? Ma che ne so, non è che se vendono veleno per topi agli esseri umani allora si può dire veleno per topi, veleno per topi, perché quello è veleno secondo te, quello che vendono è veleno. Il Consiglio Superiore di Sanità, no, quello che vendono è veleno, sostanza. No, voglio sapere di Nolfi, è veleno o no quello che vendono secondo te? È morte, vendono morte, che vendono? È una cosa che fa molto male culturalmente a questo paese, in particolare ai ragazzi. Culturalmente passa due sigarette con due sostanze del cazzo dentro, dai, per poi passare allo 0,6 di THC, per poi passare all'MDMA, per poi andare a prendere la pasticca in discoteca, poi rincoglionirsi con i 50 euro per il gramma di cocaina, poi per arrivare all'MDMA che la droga di ottobre, e poi qualche volta crack. Scappa il morto e piangiamo. Ma dai, non una volta, una, due, cinque, dieci, mille, questo è quello che scappa. Mario Di Nolfi che vuole far chiudere tutti i negozi che vendono marijuana light. Io dico una cosa, Mario, ma non mi hai ancora risposto a una domanda. Cioè, come fa? C'è un sacco di gente, anche gente che conosco, che ha aperto questi negozi, che fanno? Sfruttano i giovani questi qua. Io sa di quelli che hanno aperto le sigarette elettroniche e gli ha detto male, ragazzi. Il rischio d'impresa succede, li sono messi su un percorso imprenditoriale che poteva andare e poteva non andare, è arrivata a un parere, ma qui non è il rischio d'impresa, qui è lo Stato che decide. Si sei messo lì, ma tanto alla fine, o diciamo qui qualcuno capisce che bisogna prendere il pugno di ferro seriamente sul tema droga, perché sta diventando un'emergenza nazionale. Ma allora anche chi vende gli alcolici, ma l'alcol pugno di ferro e sulla droga, devi andare con il pugno di ferro, perché il passaggio alla cocaina, alle droghe sintetiche, all'MDMA, agli oppiacei, al ritorno dell'eroina è pericolosissimo. Ma cosa c'entra? Non è che chi si fa le canne automaticamente passa all'eroina, dai, ma cosa c'entra? Ma non è con la proibizione, ma che cancello? Tu mi stai dicendo che quei negozi lì, ti dico che mi preoccupa molto. Tu mi stai dicendo che no, vabbè, se drogassero. Ma chi ha detto questo? Ma chi ha detto questo? Lo Stato fornisca più materiali possibili a questi, così si drogano in pace. Io ritengo questo un approccio intanto valorialmente drammatico, che azzera la capacità del genitore di poter dire non farti le canne, perché il giorno che lo Stato te le vende in tabaccheria, con quale parola gli vai a dire a tuo figlio non farti le canne? Ma che vuol dire? Io infatti non glielo dico non farti le canne. Tu sei contento se la canne? No, non sono, non è contento, ma voi siete ipocriti. Ma è normale. Cosa vuol dire ipocriti? Qualcosa dobbiamo insegnare. Ma io non è che dico non farti le canne, non farti le canne. Ma glielo spiego, gli parlo. Ma se te le sei fatte pure tu, perché gli devi dire di non farsele? Scusa, perché gli devi dire di non farsele quando te le sei fatte anche tu? Io non è che gli dico fattele, ma non gli dico nemmeno Dio, non io farti le canne, perché è il terrore. Guarda, allora passa direttamente all'eroina. Prendi alcune, se te le devi fare come magari papà in passato ha fatto, prendi delle precauzioni. Ad esempio, non metterti sul ad esempio, ma sai che alle volte mi sembra di parlare con due idioti, però dico cose talmente banali, aspetta, che qui diventano eccezionali. Direi ad esempio, se ti fumi una cannetta con degli amici e cerca di farlo molto raramente, perché se te la fumi ogni giorno non è esattamente una cosa sana, cerca almeno di non metterti sul motorino o alla guida di una macchina dopo che ti sei fumato una cannetta. Direi la stessa cosa, tutti noi ci siamo ubriacati di
direi anche da padre, una banalità irritante che però qui sembra straordinaria, direi: se vai fuori con gli amici non scolarti una bottiglia di vino e metterti in macchina, magari vai a dormire a casa di amici vicini, canna, se ti sei fatto e vai una canna a piedi e guidi, non succede niente, non metterti in macchina. Io direi così, ma dopodiché magari sono strano io, ragazzi, perché tu dici che guida pure, va bene, uguale, esatto, cioè, però per lui dice non bisogna dire niente, io non va quello che mi pare, tanto qualsiasi cosa dici non conta un cazzo. Guarda che gli insegnamenti i tuoi genitori li hai ricevuti, no? Ma non contano un cazzo, tanto se uno si vuole fare una canna. Ma quindi il genitore non deve dire niente? Ma interessante. No, non deve dare un esempio. Ma sì, non è che i figli guardando ti capiscono. Voi pensate veramente, se gli dici non farti una canna, quello non se la fa. A me quando mi dicevano delle cose io ascoltavo. Sì, ma se ti dici non farti una canna, quello non moltissimo il livello. Se no l'educazione non esiste, l'educazione. Non ho detto l'educazione, ho detto un'altra cosa. Ho detto che se tu gli dici a un bambino, a un ragazzo, dici guarda che le canne fanno male, non parte il momento che senta una l'eroina direttamente. Spesso succede ma è uno strano modello educativo il tuo, forse hai ragione, per carità. Senti, la discussione tra voi è abbastanza semplificativa del problema, ma mi sembra incredibile, ma io dico una cosa significativa. Scusa, voglio capire una cosa, siete andati in crisi sul momento della descrizione, se esiste ciò che è bene e ciò che è male, ma non è un male in assoluto, ma certo che non è un male, esiste ciò che è bene, quello, ciò non che hai male. Amici che si fanno le canne è dentro questa cosa, no, non è così. No, perché canne le canne non sono un male in assoluto, non sono un male, ma dipende, cioè, ma chi hai amici che si fanno le canne, Mario? Ma lascia stare gli amici, hai amici che accanto a te si fanno le canne? Sicuramente a 50 anni sicuramente sì, io ho una figlia di 15, di 14 o di 13, gli dico stai lontano da chi se le fa, perché sicuramente lì non c'è del bene. E se mi vogliono convincere che lo Stato gliele deve spacciare e che J-Ax gliele deve vendere per farci i soldi sopra sul marchio suo, perché J-Ax è uno spacciatore di morte, che rompa con J-Ax su queste cose. Ma non credo che rompa su questo. Ma c'ha ragione Fedez, perché quel messaggio è un messaggio drammaticamente sbagliato. J-Ax è uno spacciatore di morte, secondo te? J-Ax è uno che ha fatto i soldi su una marca proprio, ma non ha fatto i soldi, ma quali soldi? Dicendo prova a farli, grazie a Dio il CSS blocca questo tipo di mercato. Noi siamo a favore della chiusura di questi cavolo di negozi. Senti una cosa, siamo interventi su questo. Senti una cosa, ma pure tu sei convinto che la donna deve aspettare l'uomo infedele? Ragazzi, per il matrimonio lo volete far andare dritto, e questo dovete fare. Cioè, la donna deve aspettare l'uomo dovete infedele. Dovete pensare, ma lascia stare, il Papa ha detto con precisione, la donna, come anche l'uomo, nella dimensione della famiglia, ci deve mettere pazienza, se non ci metti pazienza, cioè, nella dimensione familiare, salta ogni famiglia ormai. E dunque, secondo te, secondo te è un peccato? Certo che è un peccato, perché se si tracciano le famiglie, non stanno bene. Va bene, ho capito, ma secondo te tradire una persona è una cosa gravissima? Ma certo, è un peccato mortale. È un peccato mortale. Per un cattolico è così, è una domanda banale. Ma tu come la vivi la cosa? È triste, insomma, molto molto triste. Sono molto felice di avere una dimensione familiare. Di monogamia, cioè chi non è monogamo, che cos'è? Un maiale, un porco, un perverso, cos'è? Un peccatore? Poligamo dal punto di vista di un cattolico è ovviamente un peccatore, questo è ovvio. Poligamo vuol dire. Ma perché queste cose andrebbero punite in qualche modo? Ma no, ovviamente non possono essere punite normativamente, nessuno chiede una teocrazia, ma spiegare quanto è bella la fedeltà con la donna che ti sei scelto, penso sia una cosa un pochino trasgressiva. Sì, ma non si può fare per legge, persino più trasgressiva, no, ovviamente non chiedo una legge, figuriamoci se chiedo una legge. No, questo attiene ai rapporti personali, però questo attiene che non è vero sempre la teoria. Ma non ho capito, gli scambisti che sono? La teoria del fate quello che vi pare, su tutti i terreni che abbiamo affrontato oggi, l'aborto, la droga, i tradimenti, porta al disastro. Scusa, io voglio capire, gli scambisti che sono per te, sono dei poveretti. Perché uno si fa scopare la moglie non può stare bene, ma mi pare evidente. Ma perché? Questo. Ma chi te l'ha detto? Io conosco gente normale, bene, normalissima, mio, che prova piacere a vedere la moglie scopata. Che te auguri, ragazzi, vabbè, ma voi capite ma ci sono tante perversioni, pure Magnà è una perversione, ragazzi, come sai bene, pure Magnà è una perversione, no? Voler raccontare che
tutte le perversioni sono normalità. È un racconto che voi sapete per primi, no, voi, ma pure mangiare una perversione, pure mangiare una perversione, ma che cazzo dai, vuol dire, tu, dai. Beh, ragazzi, insomma. Ma scusa, sei d'accordo? Sei d'accordo? Se le bourgeois è divertente, ma che si possa raccontare che uno, la propria donna, la vuole vedere andare con gli altri, è no, una ma a me per carità, perché nel cuore ma io, vostro, ma è una porcheria, lo sapete assoluta, che non è vero. Ma io sono d'accordo con te, è una normalità. Alcune cose, ma io sono d'accordo con Mario su questo, figuriamoci. Ma figuriamoci, io lo penso che siano la teoria del fate tutti quello che vi pare, una teoria che porta al disastro. I transessuali sono una malattia mentale o no? Categoria, sono, sono una malattia mentale o no, secondo te? Essere trans è una malattia mentale? No, non credo sia una malattia mentale, credo che sia un problema però da affrontare, se lo si affronta anche con gli psicologi, come è ovvio, perché accade peraltro, anche i trans sono spesso in cura psicologica, non è un male se si prova a ragionare sul fatto che non ci sia come unica possibilità quella della cosiddetta transizione da maschio a femmina o da femmina a maschio. Forse ci può essere. Ma non anche li trovi splendidi trans? Non li trovi splendidi trans tu, fisicamente? No, non li trovi meravigliosi? Sinceramente, non li questo, trovo meravigliosi. Questo uomo in un corpo di donna, cioè questa donna col pisello, non la trovi una cosa straordinaria? Ho visto sempre, quando so, io nel mestiere ne avvicini molti, no? Anche tu li hai avuti addirittura in studio. Io trovo sempre un fondo di grande, grande, grande dolore, non lo so, poi raccontato in maniera estrema, no? Cioè, non trovi estrema... Quando Efe Balti viene nel tuo bugigatto lì e deve sempre tenere questa nota alta e raccontare questo quanti soldi fa con la prostituzione dentro... Se ci rifletti fuori dalla caciara, ti senti sempre un profondo dolore, il dover vivere così. Non lo so, dolore. Ma ti assicuro, Giuseppe, prova a ragionarci. E queste cose non credo sono che sia dolore. Poco dolore è un'altra cosa. Poco comunicative. Secondo te, farsi toccare da chiunque, penetrare da chiunque, non ti provoca dentro una qualche vendere sempre il tuo corpo ma e quella anche è la prostituzione, una tu pensi che sia... Ma la prostituzione secondo non può essere non eliminata, ma non può essere eliminata la prostituzione. Ma chi dice che poi debba essere eliminata? Ho capito, ma ognuno la vive come la dimensione faticosa che vabbè. È perché una donna che si deve si sottoporre a vabbè. Quella situazione è una schiava, una persona triste vabbè. E questa è la verità. Ciao, sei Mario, ciao. Ciao. Ciao.